di video, soprattutto vlog, insomma ragazzi, ma non hai la roba da magna che c'ho questa, stracci stracci. E poi raga, ce ne ha tanti, è molto simpatico come canale, anche lei molto brava. Vi dovete iscrivere, raga, c'è cazzo da fa. Avete sentito? Guardiamoci Vi dovete un iscrivere. video, questo già l'ho visto. Questo, domande stupide da fare. Ragazzi, quello che avete visto è stata una sponsorizzazione di un mio fan, praticamente, che vi invita a iscrivervi al mio canale, è stato molto gentile, lo ringrazio, Andrea, ti mando un bacino del cuore, e sei stato davvero molto molto gentile, e quindi insomma, ascoltatelo e iscrivetevi ovviamente. Questo video sarà ovviamente collegato sicuramente all'Etna Comics di sabato, comunque sono appena tornata dalla palestra. Adesso mi spoglierò in diretta per voi. Ma e quindi per qualche mese mi sono iscritta in palestra prima dell'estate, così. E poi comunque, a prescindere da molto tempo prima, stavo iniziando a fare una dieta comunque che ha a che fare, quindi soltanto una cinquantina di grammi. La stessa cosa alla pasta, molto meno di 70, e poi evitare i formaggi. I formaggi, ragazzi, quelli convenzionali, li sto evitando alla grande e ve li consiglio da evitare, mi spoglio nel frattempo, ovviamente mangiarli. Quindi ragazzi, eccomi qui. Guardate che muscoli! Yole wins! Ora ovviamente sto puzzando perché sono tornata dalla palestra. E per quanto riguarda questo, vi aspetterà la nuova sigla, ragazzi, da Letterna Comics. Poi ci sarà la nuova sigla sul mio canale. Commentate qui sotto con l'hashtag a me questa sigla piace. Anche perché oggi è 1º giugno e già è iniziato fino a domenica. Ma io appunto ci andrò sabato perché è il terzo giorno, perché i primi giorni, ragazzi, c'è troppo casino. E sinceramente mi secca e niente. Quindi, casomai, o ci vediamo dopo o direttamente all'Etna Comics. Allora, ragazzi, eccomi qui all'Etna Comics. Qui c'è l'ingresso. Ho preso i biglietti, sto aspettando gli altri. Già c'è. Ho incontrato una grande e bella persona prima. E nulla, ragazzi, ho preso i biglietti. La cosa bella nel venire qui il pomeriggio è il fatto che non c'è completamente caos, quindi almeno questa è davvero una cosa buona. C'è un caldo, ragazzi, della Madonna, veramente veramente. Quindi metto all'ombra, pseudo-ombra, più o meno. E nulla, ci sono già un sacco di persone, come vedete. Yeah, che bello! E niente, ragazzi, vi consiglio di venire di pomeriggio comunque, cioè i biglietti li ho presi tipo in 3 secondi. Quindi stare qui all'incirca da ore, che sono quasi le 3 fino a, non lo so, le 6, le 7. E niente ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao! All the rain and the air.
Oggi, come un anno fa proponiamo appunto le Movie Fight, che sono, quest'anno ci abbiamo dei concorrenti che sono veramente, abbiamo pezzi da 90, degli argomentatori nati, nessuno no sì, hai ragione papà. sì vabbè, tanto a te non l'hanno mai cagato, quindi no vabbè, è una cosa mia questa. Vuoi dire qualcos'altro oppure volevi pensare un'altra merda? Prego. Allora, dai, sto scherzando. Avresti potuto droppare il micro. Dai. Di rap. Ok, dai, di dissing. Vabbè. Grazie Dario. Il prossimo concorrente è il padre, il signore, diciamo, il maestro delle YouTube poop, soprattutto musicali. Signori, abbiamo Christian Eyes! Christian Eyes! Concorrente del virale di YouTube. Il mondo Scientology, poc'anzi abbiamo mandato le pillole. Grande, Vittorio. Grazie, fantastico. Un applauso! Aldo Giovanni e Giacomo, questo fantastico trio delle meraviglie, le frasi celebri di Aldo Giovanni. Andiamo. Ho una pagina Instagram con Nana, se faccio contenuti. Che senso? Non c'è niente. 2017, Aldo Baglio! Spazi qua, se no ci si perde, è anche molto grande. Niente, quando avete applaudito prima avete aumentato il caldo. Potete non applaudire perché sennò mi sono svegliato da poco. Vedo che siete in tanti, è riuscita molto sta festa. Vedo che è una sorta di carnevale estivo. bene, sono contento di questa iniziativa. Diamo spazio a qualche tua domanda, intanto accomodiamoci. Qualcuno vuole fare una domanda ad Aldo? Penso che ti vai. Tali nel momento che l'abbiamo fatto, quindi mi sono sempre divertito. La risposta è sì. E poi il fumetto preferito, io ne ho tanti di fumetti,
però io ho amato tantissimo le edizioni Marvel, leggevo moltissimo Marvel, poi ho scoperto Lupo Alberto a un certo punto e sono impazzito per Lupo Alberto, poi ci sono tante cose nel mondo del fumetto, poi insomma ai nostri tempi si giocava a poker con i giornaletti e adesso non si fa più, era un godere, perché poi a parte che c'erano anche i fumetti quelli rettangolari lunghi, Capitan Mickey, Black Macigno, insomma li divoravamo i fumetti, Topolino, eravamo dei grandi consumatori. Oggi invece vedo che vanno molto di più i manga, no? Per cui è un po' cambiata la cultura, però difatti io e mio figlio non ci troviamo sugli stessi idoli dei fumetti, siamo proprio due generazioni distanti sotto questo profilo. Io hanno chiesto poco fa dell'Inter, ma quest'anno l'Inter. Sto tornando a casa dall'Etna Comics, è stata davvero bellissima anche la conferenza di Aldo, Giovanni e Giacomo. Là dentro ragazzi si stava occupando da caldo, però alla fine è stato molto molto bello, sono divertita, sono rilassata, sono molto contenta, adesso attraverso la strada vloggando se non mi ammazzano. E niente ragazzi, quindi comunque cioè, allora per me che comunque piace ciò che fare con i fumetti eccetera, per me vale sempre la pena, perché comunque io credo che la passione in generale non, se una cosa ti piace, ti piace e te la vivi bene a 360 gradi. Adesso aspetta i miei perché sto guardando questo manga e ho comprato due fumetti che vi farò vedere in un altro video a parte in cui si chiamerà Acquisti Etna Comics 2017, che sono due fumetti, di cui uno nuovo finalmente di Wonder Woman e l'altro invece Superman, se non sbaglio ho comprato solo due e basta, poi alla fine bene o male sono sempre stessi cose ovviamente, però comunque ripeto, per me ne vale la pena, mi sono davvero divertita, è stato stupendo. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, condividete ovviamente con i vostri amici, commentate qui sotto, mettete qualche hashtag se voi siete stati a Catania mai, insomma me lo fate sapere. E nulla ragazzi, ovviamente siete gentili, amate tanto e non fate mai nulla